Nella off-season di Formula 1 continuano le scintille e le parole al veleno. Infatti, l'ex ferrarista, l'irlandese Eddie Irvine, non si è, non è, non ha badato a mezze parole per contestare l'operato di Sebastian Vettel, dichiarando che il pilota tedesco è capace di fare una sola cosa, ovvero di vincere soltanto quando è al comando e nessuno lo disturba, e rincara la dose dicendo che Lewis Hamilton ha molto più talento e quindi che Vettel, insomma, in soldoni, non sia un buon pilota e non sia il pilota adatto per il cavallino rampante. Insomma, non ci è andato per il sottile l'irlandese nei confronti di Sebastian Vettel. Insomma, diciamo che sono parole pesanti nei confronti del pilota tedesco della Ferrari. Diciamo che, al mio parere, Vettel è un buon pilota, non è un ottimo pilota, l'ha dimostrato di non essere un ottimo pilota. È un buon pilota, ha vinto 4 mondiali, comunque avendo una macchina nettamente superiore, però non si può considerare un ottimo pilota, anche per gli abbagli, soprattutto che si è preso nelle ultime 2 stagioni, dove, soprattutto nell'ultima, insomma, poteva far molto di più e poteva portare più in alto il cavallino rampante. Diciamo che i problemi di Vettel sono a livello probabilmente emotivo, di gestire la tensione quando avvicino l'avversario e in partenza magari di non far prendersi troppo la mano a volte, in situazioni comunque di tensione. A volte proprio manca la freddezza probabilmente al pilota tedesco, il cinismo che invece Lewis Hamilton sta dimostrando di avere. Concordo nelle parole, insomma, che Hamilton abbia più talento di Vettel, mi pare che l'abbia comunque dimostrato. Il pilota inglese non è sicuramente simpatico, sta antipatico a tanti, però è chiaro che il pilota inglese sia più talentuoso del tedesco, però non condivido affatto le parole riguardo comunque al quale Vettel sappia fare soltanto una cosa e basta. Quello non è vero, probabilmente, insomma, accuse anche un po' troppo pesanti nei confronti del ferrarista. Fatemi sapere voi nei commenti che cosa ne pensate, lasciate una valanga di mi piace al video, condividete questo video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciate un commento qua sotto per sapere che cosa ne pensate, appunto, e arrivederci ragazzi, ci vediamo al prossimo video.